Allora, un fatto che è successo l'altro giorno a Pachino, in provincia di Siracusa, dove ci sono molti tunisini, soprattutto e marocchini, che lavorano nelle serre, è stato scoperto, è stato arrestato un personaggio che tra i suoi documenti aveva anche un passaporto dell'ISIS, perché l'ISIS, in quanto pretende di essere stato, addirittura emette i passaporti, i salvacondotti, li lascia passare, come a dire, chi porta questo passaporto, dategli la massima assistenza, voi che la pensate come noi. Vediamo un attimo Gianmarco Sicuro che è andato proprio a Pachino. Allora, facciamo finta che qua, perché non ci sono cose di questo, però nessuno fa niente, cioè nessuno se ne accorge, perché poi i controlli non ci sono. Incontriamo Mohamed fuori dalla moschea di Pachino. La stanza è affollatissima. La moschia non può diventare la gente futurista, perché è la moschia che fanno andare la gente dal futurista. In questa zona c'è una grande comunità musulmana, tunisini e marocchini in gran parte, sbarcati in Sicilia per lavorare nelle serre. Pochi giorni fa, da qui sarebbero stati espulsi 7 immigrati per proselitismo jihadista, ma nessuno sembra saperne nulla. Se avessi saputo qualcuno che ha a che fare con questa cosa qua, lo denuncierei. Qua arrivano i Sì. barconi con tanti migranti, tra di Da loro, Libia, da Tunisia, sì, tra di loro magari ci può essere ci può qualcuno. essere, non sto dicendo niente.